Salve! Oggi voglio raccontarvi 5 curiosità che probabilmente non sapete sul pilota del momento, la bestia, Enea Bastianini. Prima di cominciare col video vi do esattamente 5 secondi per controllare se siete iscritti al canale, perché più del 40% delle persone che vedono i miei video non sono iscritti e io non capisco quale cazzo di motivo, quindi... Qua sotto c'è il tasto rosso, iscriviti, è gratis, non viene l'agenzia delle entrate in casa vostra per farvi una cartella esattoriale. Se proprio devo essere sincero, volevo fare un video sulla storia di Enea Bastianini, perché attualmente se ne parla tantissimo, ma in pochi sanno la reale storia. Però poi mi sono detto, verrebbe fuori un video talmente tanto lungo che la maggior parte delle persone magari si annoierebbe anche. Se invece siete curiosi e volete avere maggiori dettagli, tutta la storia di Enea, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, inizio a scrivere il video. La storia di Enea mi piace così tanto e mi piace lui come persona perché è una storia romantica, è una storia di una persona che non sapessi che gira in 46 al Mugello, non sapessi che è campione del mondo Moto2, non sapessi che al secondo suo anno di MotoGP ha già vinto 3 Gran Premi, potrei quasi immedesimarmi nella sua storia e pensare che sia la storia di un amatore normalissimo, un amatore o un ragazzo normalissimo come noi. E voi vi starete chiedendo, sì vabbè Ste, ma che cos'ha di così romantico? Beh, come prima cosa, al secondo anno di MotoGP si regala la sua prima vittoria in MotoGP in Qatar a Losail, ma soprattutto la regala a Nadia Padovani, la moglie dell'ormai scomparso Fausto Gresini. Era stato proprio Gresini, tra il 2014 e il 2018, a credere per primo nelle potenzialità di Enea. Dopo i primi anni in Moto3, nel 2019 sbarca in Moto2 con il team Italtrans. Secondo l'agente Carletto Pernat, è qui che fece il vero salto di qualità, grazie anche all'incontro con il capotecnico Giovanni Sandi. Per chi non conoscesse questa persona, chiedere info a Jorge Lorenzo e Max Biaggi, visto che anche loro correvano con lui. E voi giustamente direte, sì ok, tutte queste cose qua più o meno le sappiamo, ma queste 5 curiosità... Partiamo! Oltre alla sua grande passione per le moto, che è nata più o meno da piccolissimo, quando aveva 3 anni, nel mentre il bambino Enea coltivava un'altra passione che non c'entrava praticamente niente con il mondo del motorsport: i tuffi. Scendeva dalla sella della moto e saliva sul trampolino per tuffarsi e anche in quel caso lì otteneva ottimi risultati, tant'è che nel 2009 arrivò secondo nei nazionali appunto di tuffi. Ma come ogni persona, come ogni adolescente, arrivi prima o poi a un punto della vita, a un bivio dove devi scegliere strada A o strada B, in questo caso strada motociclismo o strada tuffi. Per fortuna Enea sceglie la strada del motociclismo. Voi e anche io sicuramente vi siete chiesti, sì ma perché ha scelto una piuttosto che l'altra? Stando alle parole dell'ex allenatrice di tuffi, a Enea non piaceva moltissimo che il suo lavoro dovesse essere giudicato da persone. Ha preferito così che il metro di giudizio sia il cronometro. Scelse così, appunto, per fortuna, il motociclismo. Seppur molto spesso viene invitato alla 100 km dei campioni, viene invitato spesso agli allenamenti al ranch, viene invitato spesso all'interno del gruppo, Enea è uno dei pochi talenti italiani che è rimasto, fra virgolette, fuori dal gruppo Academy di Valentino Rossi. Ma attenzione, in realtà nel 2015 la chiamata dell'Academy c'è stata, perché l'Academy ci vede molto lungo e un talento del genere italiano era da non farselo scappare. Ma in quel momento Enea era già sotto le ali di Fausto Gresini e un po' per riconoscenza, un po' per rispetto verso la persona che per primo ha creduto in lui, non si è sentita di abbandonarlo per andare all'Academy. Se vi foste trovati nella condizione di dover scegliere tra il dio del motociclismo e la persona che per primo ha creduto nel vostro talento, cosa avreste fatto? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io sinceramente non vorrei mai trovarmi in una condizione del genere. Lui, a mio modo di vedere, fece una scelta romantica e super coraggiosa. Scelse di continuare con Fausto. Nel primo anno in Moto3, in un'intervista, Carletto Pernat racconta che Enea era ad un passo dal ritiro. Era nel suo primo team straniero, il team Estrella Galizia. Estrella Galizia. E se ben vi ricordate, io mi ricordo molto bene, solo a pensarci viene da ridere, Enea, soprattutto con l'inglese, era un attimino in difficoltà. It's a special Grand Prix. Un Grand Prix. I have good feeling with the bike. First Grand Prix victory here would be perfect, wouldn't it, for you?
Yeah, it's cosa ho detto? Tutto questo per dire che non faccio fatica a credere che primo anno in Moto 3, il primo anno in un team straniero dove magari non sei padrone della lingua, i risultati magari non arrivano, fai fatica, il pensiero di mollare tutto ci poteva anche stare. Il cambiamento lo fece quando passò nel team italiano Leopard, anche se fu comunque un passaggio travagliato, perché vero problema di Enea in quei primissimi anni lì era la costanza che aveva. Molti alti e molti bassi. Alti, come la prima vittoria a Misano, quando nel bel mezzo della notte prima della gara gli venne in mente di tingersi i capelli con il tricolore italiano. Bassi, come la frattura di una vertebra durante il GP in Australia. Ma nonostante tutto, con questo limite appunto di costanza, chiuse la stagione al secondo posto. Niente male, direi, ma la vera svolta ci fu quando passò sotto le ali appunto di Giovanni Sandi. Nel 2019, quando passò in Moto2 e Enea si mise lì a studiare ogni singola gara e gran premio di Pecco Bagnaia, che vinse appunto il mondiale di Moto2 l'anno prima. Da lì la svolta. Il numero preferito di Enea Bastianini non è quello che attualmente usa, il 23, ma è il 33. Perché? Essenzialmente per due motivi principali. Il primo è che per la prima volta salì in moto quando aveva 3 anni e 3 mesi. Come secondo motivo, che è praticamente una conseguenza del primo motivo, è che il mondiale in Moto2 l'ha vinto con questo numero qua. Quindi lui se lo voleva portare in MotoGP, ma purtroppo in MotoGP il 33 era già occupato da Binder e quindi... E voi giustamente vi starete chiedendo, sì, vabbè, ma perché con tutti i numeri del mondo ha scelto per forza il 23? Ha scelto il 23 perché durante i suoi weekend di gara si sentiva sempre con la fidanzata alle ore 23. Quinta e ultima curiosità, anche diciamo come importanza, deve essere proprio che questa passione qua ce l'hanno i piloti più forti del mondo, perché oltre a lui ce l'ha anche Francesco Cola, che è una forte passione per la pesca. Cioè, voi direste mai che uno che gira in 46 al Mugello, nei weekend non occupati dal Gran Premio, si mette lì con la canna da pesca a pescare? Io non lo direi mai. Quindi le 5 curiosità su Enea Bastianini sono queste. Se vi piace questo format anche, fatemelo sapere nei commenti, perché si potrebbe aprire una nuova serie e farla magari su altri personaggi del motociclismo, del basket, del mondo di YouTube, del mondo dei social network in generale. Fatemi sapere i nomi delle persone su cui fare questo genere di video, che ne so, Valentino Rossi, Casey Stoner, Ste89, piuttosto che altri. E vorrei chiudere il video con una provocazione più o meno, parlando anche magari di attualità. Visto che questo è il primo anno, diciamo, serio, importante per Enea Bastianini, sicuramente come ben saprete meglio di me non utilizza la moto che utilizza il team ufficiale Ducati, che utilizza Pecco o che utilizza Jack Miller. Secondo voi, dopo 3 vittorie con una moto, mettiamola così, inferiore rispetto al team ufficiale Ducati, darebbe mai l'opportunità a un esordiente con una moto inferiore rispetto a quella che utilizza il team principale a poter sperare nel mondiale? Seconda provocazione, secondo voi le promesse che Ducati sta facendo a Enea per il prossimo anno, contratto con moto ufficiale, non sono un modo per dire: senti Enea, sei forte, sei bravissimo, ma per quest'anno fai quello che devi, ma tieniti un po' il braccino, perché sennò l'anno prossimo col cavolo che ti do la moto ufficiale. Sono due provocazioni, però fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ci si vede a un prossimo video. Salve!